You said we had it all. That shit would drive me crazy. Cause outside, outside is no feelings, baby. You say it's hard to tell what I've been thinking lately. But behind closed doors, I'm a fool for your love. You said we had it all. That shit would drive me crazy. Buongiorno, ciao a tutti. Oggi sono in modalità proprio sbacco totale. È domenica mattina, mi sono svegliato da poco, ma non sono a casa, come vedete, perché ovviamente c'è molta più luce, perché io una ripresa di questo genere a casa mia non potrei neanche farla. Sono venuto da Pomerano e sono al Design Hotel Tirol e sono qui per passare giusto un paio di giorni di relax. E ho deciso che oggi vi porto con me a vedere tutte le cose belle che si possono fare qua dentro. Fra poco scendo a fare colazione, poi stasera vi faccio vedere cosa si mangia. In realtà sto facendo un What I Eat in a Day, quindi nelle schede e nell'info box ci sarà il link per andare a vedere il What I Eat in a Day che ho fatto qua dentro. Sul tavolo della nostra stanza abbiamo trovato questo giornalino e in pratica ci sono gli eventi della giornata. Tipo stasera c'è l'aperitivo alle 18:30, i consigli per oggi. È molto carino come cosa. E questa è la cena di gala di stasera. Aperitivo di benvenuto, insalata dal buffet, saluto dalla cucina. No vabbè, ragazzi, ve l'ho detto, andatevi a vedere il What I Eat in a Day. Sono nel giardino dell'hotel, purtroppo oggi, come ho detto, c'è un po' di vento e non c'è tantissimo sole. Guarda che vola. È stupendo, perché a parte il fatto che c'è una bellissima vista con le montagne, così, c'è anche una bellissima vista sulla piscina e il pool bar. Solo che adesso non attivo perché non è ancora super estate. Questo qua invece è l'hotel, appunto, visto da fuori. Ma la cosa stupenda sono queste montagne qua sopra, perché oltre ad esserci il verde c'è pure la neve sopra. Sarebbe da ritornarci quest'estate, quando poi in realtà fa un pochino più caldo. Mi siedo qua un attimo a bordo piscina. Ho appena fatto una super giga colazione, mi sono anche un po' troppo abbuffato. E fra un paio di ore, se tutto va bene, dovrei riprendermi un attimo, perché ho bevuto un po' di caffè per svegliarmi. Faccio un salto in palestra, faccio fare il tour qua sopra. Questo è il pool bar. La cosa bella di questo albergo è che per ogni giorno ti propongono delle attività, escursioni che fanno principalmente in settimana, e poi nel pomeriggio ci sono attività fisiche tipo power yoga, aquabike e altre cose. Oggi alle 18:30 c'è l'aperitivo super chic con cena di gala, di cui abbiamo già visto il menù. E siccome è molto incentrata sullo sport, sull'attività fisica, sulle escursioni, ci sono veramente tantissime proposte. Si trovano sia sotto forma di dépliant, e qui ci sono anche le proposte per le escursioni. Mi ha fatto veramente molto bene, perché c'è la difficoltà, ti segna la partenza, il percorso, che cosa vedrai lungo il cammino, la durata. Molto carino. È un peccato che appunto oggi non è giornata e forse io non sono neanche abbastanza in forma per andare a fare un'escursione all'aperto. Ieri quando sono arrivato c'erano persone che sotto la pioggia stavano rientrando come dei pazzi. Però è stato molto bello. E poi ci sono quelli ovviamente più difficili, perché insomma ci sono 730 metri di dislivello in salita e 1500 in discesa, che non sono pochi. E si raggiungono quasi 2000 metri di altitudine e 18 km di percorso, insomma non sono pochi. Comunque la versione in tedesco delle escursioni è bellissima, perché c'è questo librone gigantesco in feltro e dentro gli interni sono bellissimi. Alla fine 5 minuti di pausa sul letto sono diventate 2 ore di sonno. Però lo stesso, niente ci ferma e andiamo comunque in palestra. Ah, che bello! Non c'è nessuno! Stupenda! C'è la macchina del rematore, che nella mia palestra non c'è, sono contentissimo. Ellittica, tapis roulant, cyclette, un
c'è il total body e questa che è anche una multifunzione. E poi questi stupendi manubri che vi devo far vedere come funzionano perché veramente sono l'ultima tecnologia. Quanto è stupenda questa grafica con i supereroi. C'è Thor, c'è Wonder Woman. Ok, adesso mi sono scaldato, il prossimo esercizio sono i goblet squat saltati. C'è un buonissimo profumo di cloro, sapete che io adoro perché essendo un nuotatore, appena entrati qua c'è la detox water alla portata di tutti, con le fette di limone e con le fette di arancia, rinfrescante. Adesso andiamo, c'è la sauna interna, poi c'è la piscina e c'è la sauna esterna. Ma la piscina dentro è molto piccola. Questa qua, che sarebbe più grande, è gelida. Sembra che l'acqua si sia sciolta dalla neve. Sono contento che sono riuscito a fare qualche vasca. Ovviamente la piscina è molto corta perché sono 17 metri, dandoti la spinta ne fai già 5 e due bracciate sono 10. Quindi adesso proprio ancora relax, visto che comunque prima di questo momento abbiamo dormito altre 2 ore, adesso ne dormiamo altre 7 e così. No, non si può saltare la cena, anzi è al momento di uno spuntino. Lo prenderei anche per, sapete, non ti prendere le bottiglie, se costasse come la bottiglia. Questo non è buono. Di erba. Ah no, a me non piace. Ah, quella non c'è buona. Ho appena rifatto la valigia e sto per ripartire. Finisce qua questa piccola vacanzina, spero che il video vi sia piaciuto. Lasciatemi i vostri pensieri nei commenti e un bel mi piace. Ci vediamo presto, ciao! Open my folded wings, take flight to the sky, because there's more to see. Yeah, you set me free. Yeah, you set me free.